tutti, benvenuti in questo nuovo video di Games Princess. Io sono sempre Erika, sono sempre alle 3 2017 e sono sempre allo stand di Ubisoft. Ho visto Assassin's Creed Origins, le origini degli assassini ambientati nell'antico Egitto. Ho avuto la possibilità di provare per una ventina di minuti la campagna, quindi tutto free roaming. Ho affrontato una missione per salvare un povero ragazzo che lo stavano colpendo fortissimo dei sacerdoti, perché dicevano: "Ah, hai rubato tu le statue del dio, tutte in oro", e invece non era vero. Il ragazzo mi ha detto: "No, guarda, non è vero, la mia nave è affondata, io sono quasi morto, non è colpa mia". Quindi la missione era andare a recuperare le statue d'oro, una delle quali era sott'acqua, perché adesso potete immergervi tantissimo e esplorare il mondo sott'acqua, dove trovate tra le altre cose anche degli oggetti, delle risorse che potete usare dopo. Le risorse poi le potete usare per craftare tutte cose. All'interno del menu avete tutta la parte dedicata alla creazione dei vari oggetti, delle varie armi, dei potenziamenti. Avete anche ovviamente tutto l'albero delle abilità, che è diviso in due parti, mi hanno spiegato. Una parte è un po' più hunter, quindi un po' più cacciatore, e l'altra invece è un po' più sacerdote, dove potete usare i veleni e così, tutte delle robe strane per uccidere le persone, insomma. Devo dire che il gioco mi è sembrato davvero davvero molto ben fatto. L'unica cosa che ho notato è che si vede che è ancora una versione alfa, perché ci sono stati dei cali di frame rate che mi hanno lasciata un po' così, però siamo ancora in una fase abbastanza indietro dello sviluppo, quindi hanno la possibilità di migliorare, di stabilizzare tutto. Ho provato tra le altre cose una modalità un po' diversa, insolita per Assassin's Creed, che si chiama Gladiator Arena, l'arena dei gladiatori. Praticamente vi danno un calcio nel sedere e vi spingono dentro l'arena come gladiatore, e arrivano delle orde di nemici e voi dovete cercare di sopravvivere e di ammazzarli tutti. Devo dire che il combattimento si basa moltissimo sullo schivare i colpi degli avversari, dovete bloccarli e poi schivare col tasto X. Io ho giocato su Xbox One, quindi il tasto era X in questo caso. Quindi vi dicevo, dovete schivare un sacco e poi colpirli al momento opportuno. C'è anche una specie di, non lo so, super mossa, premendo due tasti contemporaneamente, che viene caricata dopo che siete riusciti a non prendere botte per un certo periodo di tempo, e a darle soprattutto, che dà un colpo un po' più letale degli altri, che non è affatto male. Ho affrontato anche il boss di questa modalità arena e devo dire che è proprio qui che ho scoperto quanto è importante schivare in questo gioco, perché altrimenti il boss vi apre in due. Ho provato tre volte a sconfiggerlo con risultati davvero scarsissimi. Direi che è tutto. Io adesso vado a provare un altro gioco che vi racconterò dopo, quando, sempre se non rimango accecata dal vano per registrare questi video. Vi dicevo, continuate a seguire i nostri video alle 3 2017, che sono tantissimi, saranno tantissimi, vi piaceranno sicuramente tantissimo come al solito. Ci vediamo al prossimo video, ciao!